Era la prima volta che si faceva una conferenza stampa in sede di Eurojust proprio per il lavoro eccellente che è stato svolto di coordinamento. È stato un lavoro d'equipe, solo che non ha riguardato solamente diverse polizie italiane, come pure è avvenuto, ma ha riguardato diverse autorità giudiziarie e polizie italiane e straniere, all'interno di una cornice normativa che ciò consente, che è proprio quella della squadra investigativa comune. Siamo stati coordinati i vari paesi da Eurojust, dal desk italiano che ha svolto un lavoro veramente egregio di coordinamento e di direzione, e ciò ha consentito, a differenza di quanto avvenuto in passato, in occasioni in cui pure gli arresti sono stati in contemporanea fra vari stati, in cui pure ci sono state forme di collaborazione ma con strumenti giuridici diversi. Oggi la novità è quella di consentire lo svolgimento di indagini contestualmente in diversi paesi, di far sì che il patrimonio investigativo di uno Stato, della polizia giudiziaria di uno Stato, si trasferisca attraverso la direzione delle varie autorità giudiziarie e si trasferisca alle altre polizie giudiziarie, che possano mettere insieme sin dall'inizio e per il corso di tutta l'indagine questa attività investigativa che un po' diventa patrimonio comune. E che ha una potenzialità di indagine che ci consente di far fronte ad una criminalità che è sempre più internazionale. Per far fronte a un'ndrangheta che si proietta in più paesi, occorre uno sforzo comune delle autorità giudiziarie, delle polizie giudiziarie di questi paesi. Le cosche e il core business delle cosche, cioè il traffico di stupefacenti, che sta aumentando secondo le informazioni che la DCSA, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza ci forniscono, le cosche stanno trasferendo i loro traffici in posti forse in cui è più agevole svolgerli. Quindi abbiamo nuove rotte del traffico di cocaina che si concentra su porti come Rotterdam e Anversa, che sono più difficili da controllare. Non per niente nell'ultimo anno al porto di Gioia Tauro i sequestri di droga sono diminuiti, ma questo non perché è diminuito il controllo, anzi, è il contrario, proprio perché è aumentato il controllo, proprio perché sono cambiate e sono state modificate anche le rotte commerciali che riguardano il porto di Gioia Tauro e che in particolare non vedono il porto di Gioia Tauro non più come prima sede d'approdo delle navi dei containers che giungono da Sud America a portato i trafficanti a modificare queste loro rotte. E quello a cui abbiamo assistito è l'utilizzazione di porti e di approdi del nord Europa con smistamento successivo dello stupefacente con altri mezzi di trasporto. L'indagine ha permesso di comprendere attraverso un iniziale scambio informativo tra la polizia italiana, la polizia giudiziaria italiana in generale, le forze dell'ordine olandesi e tedesche, che le cosche di San Luca avevano esteso i loro interessi soprattutto al confine tra la Germania, il Belgio e l'Olanda, non solo italiane, ma anche italiane ed estere, può, ecco, andare in profondità e riuscire a scavare e ad individuare non solo gli interessi che riguardano i traffici di droga, ma anche il reinvestimento e quindi il denaro che poi va nell'economia legale e quindi nelle attività principalmente che erano quelle di gelaterie e ristorazione che venivano svolte tra le città di Bruggen e di Wesseling. Allo stesso tempo l'indagine ha consentito di ricostruire anche una parte dell'organigramma della cosca Pelle Votteri che era attiva nei territori di San Luca, tra San Luca, Bovalino, Ardore, quindi fondamentalmente il fulcro principale dell''ndrangheta e della fascia ionica. Cioè, l''ndrangheta per un verso ci dimostra come sia non solo capace di mantenere quel legame alle origini territoriali, alle abitudini, alle loro organizzazioni sul loro territorio, quanto di spostarsi, radicarsi, andare a imporre il loro metus anche all'estero, acquisendo leadership anche in questi territori e soprattutto avendo sempre una grandissima capacità di essere non solo al passo coi tempi, ma probabilmente di anticipare i tempi stessi. Quindi, se diciamo, negli scorsi anni, come diceva il procuratore
bombardieri, Gioia Tauro era uno dei porti probabilmente più importanti per quanto attiene l'attracco della cocaina proveniente dal Sud America. In questa indagine solo un piccolo sequestro è stato fatto a Gioia Tauro per i 57 diciamo chili, mentre noi documentiamo un importante attracco di stupefacente, non solo diciamo una partenza di stupefacente dalle solite e note località del Sud America con collaborazioni con Panama, abbiamo fatto dei sequestri lì, ma con i porti di cui il procuratore distrettuale faceva riferimento, che sono quelli per esempio di Rotterdam ed Anversa. Questo non significa che l'attenzione sul porto di Gioia Tauro viene meno, perché da un punto di vista di controlli e di sicurezza il porto di Gioia Tauro rimane un'eccellenza, ma forse proprio questo ha portato l'Andrangheta, che come noi diciamo fa tra virgolette analisi, a trovare dei nuovi modi di operare. E quindi vediamo i sequestri a Livorno, per citare dei sequestri in Italia, vediamo i sequestri nel nord Europa, con delle modalità diverse, perché poi lo stupefacente che arriva in quei porti poi viene spostato, sempre per mano di ndranghetisti, dai posti di stoccaggio appunto dell'Olanda e della Germania, soprattutto devo dire dell'Olanda, con doppi fondi che nel materiale che potrete recuperare sulle piattaforme vi dimostriamo essere, diciamo così, di una ingegnosità inaudita, e devo dire, cioè, sono carichi che non si possono assolutamente trovare nel corso di un controllo su strada se non vi è un'attività investigativa all'estero. Documentiamo addirittura ulteriori paesi, anche per esempio un carico che tentano di far arrivare addirittura in Grecia. Quindi, cioè, questo significa che l'Andrangheta, quando pensa di poter fare un business, si pone nelle condizioni di farlo, qualunque esso sia, dovunque esso sia, con chiunque essa si debba rapportare. Questo è, credo che sia lo spaccato più evidente.